Il Giornale d'Italia di nuovo al Vittoriano per un'altra interessante esposizione. Questa volta parliamo di un artista napoletano, Antonio Sannino, che espone fino al 9 dicembre una raccolta di 19 opere dal titolo Undressed. Undressed, privo di vestiti, denudato, è il filo conduttore della mostra che da oggi apre le sue porte al pubblico. Allora, questa esposizione ha delle caratteristiche davvero interessanti. Vittorio Sgarbi ha scritto: in quei colori c'è la nostalgia della forma che ovunque ci appare come un campo di fiori, paesaggio al tramonto, in un irriducibile sentimento della natura. È vero che le sue opere parlano per lei, basta ammirarle e viene fuori l'anima dell'artista, ma abbiamo la fortuna di averla con noi e dunque le chiedo: c'è nell'animo di Antonio Sannino questo irriducibile sentimento della natura di cui parla Sgarbi? Per me la natura è tutto, è vita, è dà energia. Secondo me ci dovrebbe essere, ecco, come messaggio che puntualmente, con cadenza diciamo quasi annuale, biennale, cerco di lanciare al fruitore, agli spettatori, ci dovrebbe essere un ritorno alla natura, secondo me. Angelo Calabrese dice che Sannino dialoga con la natura che gli si svela, che è un po' l'essenza della missione dell'artista. Ma quanto nell'opera di Antonio Sannino è tecnica e quanto invece è umore, tensione interiore, passione? Dunque, la tecnica è, diciamo che è un bagaglio che ogni artista conserva in sé. Nel momento in cui mi approccio ad apporre il colore sulla tela, poi c'è l'istinto, c'è l'euforia di testa, come dice Sgarbi, e quindi il braccio va da sé, non riesco più a controllarlo, quindi è qualcosa che di viscerale, qualcosa di istintivo, qualcosa che mi prende e mi porta in un mondo diverso. Io non riesco più a sentire più nulla, cioè non vedo, non, sono solo io e la mia tela. Quindi dopo, come dire, stremato, senza forze, riesco a vedere cosa ho realizzato, ma non prima. Mi impressiona tra i tanti Roma Termini, questo guizzare di forme, questi colori un po' ghiacciati che ritroviamo anche in altre opere esposte. Da dove viene l'ispirazione per fare un quadro così? Ma l'ispirazione viene proprio dal momento storico che stiamo vivendo, ecco, da queste differenti opinioni tra l'alta velocità, tra chi vuole invece il contrario. Quindi ho voluto mettere d'accordo un po' tutti e quindi rappresentare questa Roma Termini lasciandomela alle spalle e realizzare quest'opera lasciando lo spettatore guardare lontano, soltanto con delle scie dei treni, quasi nell'aria, neanche i binari, perché si intravedono i binari, bisogna leggerli, bisogna cercarseli. Solo queste scie di passeggeri, di treni che vanno, che vengono e lasciano questa sensazione non di vuoto ma di spazi pieni, perché il treno porta una mole di persone da una città all'altra, quindi questo spostamento è come se spostasse delle culture, dei pensieri, delle energie, quindi è questo che mi ha colpito e mi ha indotto a fare questa veduta. A questo proposito si nota una differenza di approccio tra le opere che ci raccontano la natura e quelle che invece ci portano nelle città, dove l'azione dell'uomo è evidente. La natura è rappresentata da colori luminosi, caratterizzata da trasparenze, le forme sono morbide. Le città sono sferzate di pennello, i colori sono ghiacciati, duri. Cosa celano queste differenze? L'animo del pittore come vive nella sua quotidianità l'elemento natura e come invece l'impatto dell'uomo su di essa? La risposta è molto semplice: vorrei respirare lo stesso odore a Roma, a New York o a Napoli che respiro quando sono di fronte a questo paesaggio. Undressed sarà al Vittoriano fino al 9 dicembre. Progetti futuri? Progetti futuri, c'è una mostra itinerante con Comunicare Organizzando, con una collettiva che andrà in Italia e in Europa. Quindi poi ci sarebbe una personale a Londra e poi vedrò che cosa salterà fuori dal cilindro.
La mostra è patrocinata dalla Regione Lazio, assessorato alla cultura, arte e sport, da Roma Capitale, assessorato alle politiche culturali e centro storico, e dalla provincia di Roma, assessorato alle politiche culturali. Organizzata e realizzata da Comunicare Organizzando, l'esposizione è composta da 19 opere di grandi dimensioni dell'artista napoletano.